Ciao a tutte ragazze, oggi facciamo il video dei terminati casa. Approfitto per farvi gli auguri di una buona Pasqua. Oggi appunto è il giorno di Pasqua, è domenica. Sono stata al lavoro fino all'1:30, da stamattina alle 7, 7:30 più o meno. Fino all'1:30 mi sono fermata a mangiare a casa di mia madre con la mia famiglia e adesso sono appena rientrata a casa. Scusate un po' l'essere stravolti, ma di certo non ho avuto neanche il tempo, essendo uscita all'1:30 di casa, di mettermi in gingheri per fare il video, ma neanche per andare fuori a mangiare, cioè fuori a mangiare, andare a mangiare da lei. Sono andata direttamente come ero al lavoro con il mio solito pile, la mia solita maglietta. Allora, vi faccio il video dei terminati, poi se ho un attimo di tempo, oggi approfitto, vi registro anche di quelli beauty. Allora, partiamo. Terminati casa. Ho finito questo detersivo per lavare il pavimento, è della Rio Casa Mia, è un detersivo che oltre a pulire igienizza. Contiene ammoniaca detergente, super profumata per pavimenti e tutte le superfici. Ha il profumo colonia. Allora, questo ha un odore veramente paradisiaco. Se non vi piacciono i detersivi per il pavimento che lasciano quell'odore chimico da disinfettante, questo direi che fa per voi perché ha un buonissimo profumo di fiori. Però l'odore dell'ammoniaca si percepisce, nel senso che la profumazione è gradevole, però è molto forte. Mi è piaciuta, ma non la ricomprerò per il semplice fatto che sul mio pavimento questo tipo di detersivo non pulisce bene, o meglio, pulisce, igienizza, però sul mio pavimento lascia tipo una specie di alone. Forse ne dovrei mettere meno, ma lascia il pavimento leggermente opaco. Io ho un gres porcellanato che non è lucido perché è opaco, però gli là quel non so che come di non, un detersivo, cioè un pavimento lavato ma non ben sciacquato, ecco, per intenderci. Per me il top dei top, lo sapete, è l'ace pavimenti, ma ogni tanto a piccole dosi non disdegno neanche l'ammoniaca. No, la maniera, scusate, non disdegno neanche la mucchina mi sembra gli agrumi o qualcosa del genere, o comunque un detersivo igienizzante. Cerco sempre di trovare quella via stagio di mezzo che mi permetta di non dover fare prima il passaggio con la candeggina, poi con l'igienizzante. Quindi questo è un buon compromesso, ecco. Anche se vi dico la verità, se usciranno prodotti nuovi così per provarli per voi, per il canale, ne prenderò, però il mio ace pavimenti a casa non può mai mancare. Questo è un buon prodotto se non ne utilizzate tanto e se lo utilizzate come intermezzo tra qualcosa di più strong, ecco. Però l'odore è molto buono, è anche un bel pack bello grande di 1,25 ml, cioè litri, 1,25 ml. Litri, ovvero 1250 ml. Leggo qui che c'è anche il sapone e alcol multiuso, igiene per tutte le superfici, che profuma l'ambiente a lunga durata, e anche il Rio Casa Mia con candeggina detergente profumata, deterge, smacchia, sbianca tutte le superfici. Vabbè, io al momento avevo provato questa, era la seconda perché l'avevo già usata un'altra e ne avevo comprate due. Forse in un periodo che da Tigotà forse c'era il 2 più 1, può darsi che l'abbia comprato lì. Comunque da Tigotà la trovate. Poi ho terminato il Biopresto per la lavatrice, l'avevo trovato forse in offerta da Lidl, può essere. 950 ml di prodotto, ha un buon odore, il classico odore del Biopresto. Biopresto barra Dash, sapete quei profumi proprio da sapone lavatrice, da sapone proprio, non quei odori troppo profumati di fiori o di igienizzante, proprio l'odore tipico del bucato. Non so spiegarvi il tipo il Dash per intendersi. Comunque lava molto bene, a me piace, ogni tanto lo compro. È un prodotto in Italia e dice che aiuta a smacchiare, aiuta la rimozione delle macchie per tutti i tipi di macchie, tra cui le colorate, le proteiche e le grasse. Con questo flacone che è da 950 ml, come vi ho appena detto, si possono fare fino a 19 lavaggi, ne faccio anche un pochino di più. È dell'Henkel e la formula è potenziata con il 30% più concentrato. Non male, io vi consiglio di provarlo se vi piacciono queste profumazioni molto presenti se vi piace che quando vi mettete una cosa sappia da pulito, proprio profumato da sapone, ecco, per intenderci. Prodotto che non mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto come profumazione, ma non persiste, non l'ho mai percepito sui capi né asciugati all'aria né asciugati in asciugatrice, questo ammorbidente della Dussy Super Profumo Moments of Sensuality. Sensuality? L'odore non è malvagio, ce n'è di meglio sicuramente, dolciastro,
dolciastro e, come dire, fiorelloso. Non è male come profumazione, però io sui capi non lo percepivo. È un pack da 750 ml, potete fare fino a 30 volte e lo trovate da Lidl. Costava, mi sembra, 99 centesimi, quindi l'ho voluto provare, però il mio ammorbidente della vita rimane sicuramente quello della Coccolino, Passione Fucsia, quello è proprio il mio preferito. Poi ho terminato questo qui. Allora, questo è uno spray alla candeggina, una spray mousse con candeggina più sgrassatore. Questo ha un odore molto molto forte, quindi se lo utilizzate per pulire e sgrassare il bagno, attenzione, reagiate perché prende un po' il respiro, è bello strong. Io lo utilizzo anche per smacchiare i vestiti bianchi, naturalmente. Poi serve anche se avete dei punti, magari del box doccia, dove si ferma la forma la muffa, o in qualsiasi angolo dove si crea muffa, e sgrassa e igienizza. Attenzione, perché questo qui smacchia i bianchi, quindi macchia. Se dovete smacchiare un bianco dove c'è una stampa vicino, io non ho avuto problemi, perché anche questo erogatore a spruzzo, a mousse, che rimane concentrato in una zona, non ha quello spruzzo ampio che voi spruzzate, lo spray va ovunque. Questo potete andare vicino vicino, fate pss, esce quella nuvoletta di mousse, poi buttate in lavatrice. Io non ho avuto problemi, non mi ha mai macchiato niente di bianco. Mentre avevo lavato delle cose bianche con questo prodotto e avevo buttato in lavatrice anche una polo grigio chiaro chiaro, tipo grigio chiaro, ma grigio ghiaccio e bianco ghiaccio, e me l'ha fatta diventare bianca a macchie però, quindi attenzione perché questo macchia. Quindi perfetto anche da spruzzare nel WC, per smacchiare magari i sanitari se si sono un po' scuriti, anche il water, insomma un po' dappertutto. Sono 650 ml di prodotto, è un prodotto multiuso, mi piace anche questa profumazione forte, però è valida. Terminato, per rimanere in argomento spray, questo Citroxil Hygiene Spray Cute Igienizzante. È uno spray cute igienizzante adatto a diverse parti del corpo, agisce rapidamente e non aggressivo sulla pelle. È al tea tree con antibatterico, quindi naturale. Contiene 70% di alcol. Questo Citroxil, se ricordo bene, l'ho comprato in Coop, dove ci sono esposte le mascherine, e le utilizzavo per disinfettare un po' le mani, ma anche per disinfettare. Questo è per la cute. Io ci ho igienizzato, se essere sincera, anche il tappeto del bagno. Cioè, io utilizzo anche questi spray igienizzanti per quando in casa mi termina magari l'austo igienizzante o altri, o il germocid, mi termina. Io quando pulisco per esempio i tappeti del bagno, il tappeto che ho in camera di Angelica, lo passo con il rotolino lavapelucche e poi do una spruzzata di questo quando non ho altro, e mi piace. Questo lo ricomprerò anche da tenere in borsetta come spray mani. Al 70% di alcol, quindi igienizza, va benissimo. Poi ho terminato tre pacchi di salviettine, adesso vi faccio vedere quali. Queste qua sono quelle multiuso, non ve le metto nella cura della persona perché le ho utilizzate per smacchiare vestiti che si erano macchiati, le ho utilizzate per pulire le scarpe di Angelica, le ho utilizzate per vari usi, non quelli, diciamo, propriamente della cura della persona. E rinfrescano e detergono in ogni momento della giornata. 72 salviette, credo di averle, sono della Delao, credo di averle comprate da Tigotà, se ricordo bene. Salviettine multiuso rinfrescanti con aloe, dermatologicamente pestate senza parabeni, non hanno un inci verde. Sì, tutto sommato, insomma, per l'uso che ne dovevo fare io, non sono male. E hanno, se ricordo bene, un paio di 3 mesi, mi sembra di leggere. Sì, è scritto troppo in piccolo, qua, 3 mesi dell'apertura, e l'odore è piacevole. Poi ho terminato queste salviettine qui della Citroxil, vi dico, l'odore è molto buono perché non hanno quell'odore da disinfettante chimico, nonostante siano salviettine multisuperfici igienizzanti, sgrassano a fondo e rimuovono i germi batteri, pulito più igiene. Ce ne sono 40 dentro con vero succo di limone, quindi questo odore agrumato sicuramente aiuta perché copre un po' l'odore del disinfettante. Come odore non sono male, so che ne sono un po' piccoline e per questo prezzo, per quello che costano queste qui, non ricordo il suo prezzo di preciso, ma l'avevo confrontato con quelli della
non mi ricordo più la marca, Braun, una cosa del genere, che secondo me sono i migliori in assoluto, costano poco, ce ne sono tante dentro, i panni sono belle grandi, la trama mi piace, quindi adesso quando li terminerò nei prossimi terminati ve li faccio appunto vedere che sono i miei preferiti, anche se adesso ne sto usando delle altre che non sono mali, ne ho tante in casa di queste salviettine igienizzanti. E quando non posso fare a meno di utilizzare magari il panno, io cerco sempre di utilizzare lo spray igienizzante con i panni microfibra in modo da non avere le salviette da smaltire, capito? Però a volte ci sono certe cose da pulire che mi scoccia utilizzare una spugna per tenere poi una spugna da parte per pulire solo quelle cose lì. Tipo il vasino di Angelica lo lavo una volta ogni tanto con l'igienizzante e la spugna, ma spesso lo pulisco con la carta igienica quando fa i suoi bisogni, lo sciacquo con l'acqua e poi gli do una passata con le salviettine. In particolare queste qua, salviettine della seta blu, non sono male, sono specifiche per i sanitari, sono senza risciacquo, massima igiene, pratiche e comode per uso quotidiano, 24 salviette. Non sono male, ne faccio un cerco di limitarne l'uso il più possibile. Queste sono finito, sono tutti i miei prodotti. Volevo dire, poi scriverò anche alla persona che mi ha commentato sotto il video precedente, che, non so, che mi ha, tra virgolette, accusato, non era un'accusa, dicendo voi, e secondo me quel voi era riferito a tutte le persone che fanno Lido Lidl, quanto inquiniamo, no? Nel video Lidl c'erano semplicemente dei detergenti intimi. E non mi sembra di ricordare cosa, andrò a rivedermi anche il video per capire un po' che cosa, gli chiederò a cosa si riferiva. Non ho capito se si riferisse a questo, beh, voi, insomma, scriveva che inquinate. Non ho capito se era riferito sinceramente a il fatto che non avessi fatto vedere i produttori bio con buon inci, con inci verde, quindi quelli magari inquinano. O il pack che magari era in plastica, non erano ecoricariche, oppure addirittura non ho capito se poteva essere riferito alla gran mole di roba che compro, ma che comunque utilizzo e non butto. Volevo dire a questa persona e anche a tutte le altre che pensano queste cose, che prima di tutto i prodotti li compro e li uso. Secondo, cerco sempre di buttarmi sul certificato, perlomeno quanto riguarda, perlomeno appunto, i prodotti per il viso, o in generale il più possibile. E comunque ricorda questa persona che sul mio canale, a chi si stesse facendo queste domande, c'è una playlist che si chiama Lisa Green, dove ci sono dentro tutti i video di tutte le cose che io faccio per rispettare l'ambiente. Quindi queste persone, prima di aprire la bocca, cioè, non che perché guardi il video di una persona devi essere catalogato come inquinatore, no? E bisogna avere un'idea un po' completa, no, del canale. Questa persona sicuramente è un'occasionale sul mio canale perché sennò saprebbe benissimo che cerco di utilizzare prodotti biocertificati, quindi con la certificazione naturale, che quindi contengono sostanze non inquinanti. Cerco quando posso di comprare ecoricariche, quindi un sacchettino con dentro la ricarica del prodotto e non ricomprare il flacone. Uso gli assorbenti lavabili e poi potrei andare avanti a oltranza a spiegarvi cosa faccio, no? E quindi già nel mio piccolo mi sento di fare tanto e quindi vabbè, questo è il messaggio che volevo far passare in caso che qualcuno si stesse domandando queste cose. Niente, questo è tutto. Ci vediamo presto con il video, direi, dei terminati beauty. Vi voglio dire che sarò meno presente sul canale per un po', anzi sono stata meno presente e adesso vediamo che cosa riesco a fare. Aspettate che aumento la luminosità perché qua sta incombendo la cera. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Qui sotto nel box informazione trovate il mio profilo Instagram, il link, insomma, come trovarmi su Instagram e anche la mia mail se mi volete scrivere qualcosa in privato. E cos'altro? Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciatemi un commento e un like e fatemi sapere voi. Se avete provato qualche altro prodotto, se avete provato uno di questi prodotti, se ne avete altri da consigliarmi per la casa. Scappo, dato che ho un pochino di tempo a registrare il video dei terminati beauty. Io vi mando un bacio, alla prossima, presto!